Buongiorno ragazzi, buona domenica a tutti. Oggi ci troviamo essenzialmente a casa. Partiamo da casa, sono le 11, meno 5. E partiamo da qua. Allora, l'idea era di partire stamattina alle 10, venire a caricare qua. E per me è lunedì. Venire a caricare qua e poi partire e fare strada più in giù possibile. Quindi praticamente fino a Cerignola saremmo arrivati. E per consegnare poi domani a Molfetta due consegne. Invece poi ieri sera mi ha scritto mio capo, mi ha detto se riuscivo a fare una navetta di una movimentazione di merce da due magazzini vicini. E quindi niente, siamo partiti un po' prima. Siamo partiti 6:15 alle 7. Ho già usato circa 1:08 di guida e più che altro per l'impegno, però sì, anche per la guida, perché là non ci arriviamo, arriveremo a Termoli penso stasera. Quindi niente, facciamo tutta la strada e domani consegniamo, poi per i ritiri non si sa ancora, quindi boh, vedremo strada facendo. E niente, ho fatto quella navetta veloce, poi sono tornato su a Capannone, ho fatto gasolio di blu e basta, sono partito. Sono venuto qua, ho caricato e ora partiamo. Quindi niente, dato che mi chiedete sempre di farvi vedere un po' che andiamo un po' più al sud, ecco, oggi è la giornata giusta. Siamo carichi di essenzialmente 30 bancali di uova, 2 di altra roba e uno che è l'altra consegna, abbiamo un solo bancale, che ne sono 2, uno a terra. E non so, vediamo un po' come, non so che roba sia, vediamo come arriva giù, perché a vederlo così non è molto stabile. E quindi non vorrei che si cominciasse a muovere un po' troppo, è basso, però è sempre, sono tante scatolette piccole, quello è il problema. Poi ci diamo un'occhiata e via, anche perché in fondo, l'ultimo in fondo a sinistra, quindi questi rumori cosa sono? Saranno le stecche che si danno una sistemata probabilmente, perché altro non può essere. Buono, stamattina nevicava un pochettino, nevischiava, però non ha fatto problemi. Ora andiamo in su e via. Mi sono portato avanti, ho fatto, tanto che facevo gasolio, ho fatto la pausa tutti i 45 minuti. Poi qui ho fatto un quarto d'ora, così adesso partiamo con 4:19 e viene a fare mezz'ora e basta, insomma in mezzo. Mezz'ora al massimo facciamo, ma non dovremo usarla, quindi abbiamo mezz'ora in mezzo da fare. Ci recuperiamo quei 15 minuti, no? E va bene, dai ragazzi, ci vediamo più avanti. Eccoci ragazzi, un pochettino più avanti, è l'ora di fare la pausa, una mezz'oretta. Abbiamo 7 minuti, 4:23 all'attivo, quindi arriviamo qui abbastanza giusti. Era il servizio Montefeltro, mi sembra. Montefeltro, sì. Perfetto. Facciamo mezz'ora e poi dovremmo arrivare in un'unica tirata, se non succede chissà cosa. Non dovrebbe, perché la strada dovrebbe essere abbastanza libera, quindi ok. Questo è un posto da camion? Sì. Guarda che bello. Bello, bello. Qua. Comodo. Ottimo. Tempo di guida superiore a 4:15, va bene. Ok. Mettiamo in folle. 6 minuti. Mettiamo la pausa. E via. Adesso per mezz'oretta siamo qui, 15:12. Quindi circa 3:45 ripartiamo. Ci vediamo dopo. Ok ragazzi, dovremmo quasi esserci. Siamo a 30, ora scatterà 31. Sono fiducioso.
Quindi ci prepariamo. Non è che sentito l'aria. Vai, 30, 30, 30. In teoria non servirebbe neanche aspettare a 31. Però non si sa mai. Quindi con quello che ci costa aspettiamolo. Dai, 30. 5 ore e 25 l'attivo abbiamo oggi. Direi che le pause le abbiamo sfruttate. Ok, bene. Cioè, nel senso, non è che abbiamo fatto la pausa a 4 ore, a 3 ore e 50. 5 e 25 abbiamo fatto la prima pausa, un'ora secca. Un'ora giusta ho fatto la prima pausa. La seconda a 4 ore. O comunque a 5 e 24, quant'era. Quindi anche quella è giusta. Ok. Via, ora tirata unica. Circa sono, quanti chilometri, vediamo, 3,39. Dovrebbero essere all'incirca sui 339 chilometri. Questo dice che è scarico, noi lo mettiamo sotto carica, almeno si ricarica un po'. E via. Ci vediamo più avanti, dai ragazzi. Eccoci ragazzi, siamo quasi a Teramo. Mamma mia, guardate quello lì davanti. Una cosa impressionante, non si respira, eh. Appena mi ha sorpassato ho messo il circolo, ma già mi aveva impestato la cabina. Ho detto vi registro un po' qua perché sono le 6, inizia a far buio. Per fortuna tiene ancora, si stanno un po' allungando le giornate, ma arriviamo poi all'ora di fermarsi che sarà sicuramente buio. Quindi ho detto vi registro un po' qua prima di chiudere la giornata. Poi non so se vi registrerò qualcosa o meno. Ci sarà a trovare parcheggio, che potrebbe essere un'impresa. Vediamo. E niente, tutto normale. Siamo 7 ore e 41 di guida. Dobbiamo fare la pausa tra 2 ore e un quarto. Che poi a dire il vero possiamo ancora camminare per poco e niente. Però noi arriviamo là tra 3 ore e 51. Tra 3 ore e 51. Ma niente, anche con il circolo è quello lì. Non so, è una cosa impressionante. E abbiamo detto 1 ore e 35. Cosa ho detto prima? 3 ore e 51 forse. Ho letto lì, non ci stavo neanche pensando a cosa mi stava dicendo. 1 ore e 35. Quindi noi 2 ore e un quarto, cioè arriviamo comodamente. Abbiamo detto 1 ore e 35. Quindi 7. Per poco non stiamo neanche nelle 9 ore. Vabbè, pazienza. E nelle 13 di impegno, però sì. Qui segna che arriviamo 19:34. Quindi buono. Poi ho guardato i due posti dove sono da scaricare. Sono proprio uno attaccato all'altro, come per dire queste due fabbriche. Una che magari è anche la stessa, eh. Proprio attaccati attaccati. Ce n'è uno, poi c'è un campo in mezzo, c'è l'altro, un affare del genere. Dato un'occhiata alle recensioni e ne parlano un po' male, soprattutto della prima consegna dove abbiamo un bancale solo. E io glielo dico, gli dico: senti, guarda un po' se riesci a infilarmi da qualche parte, c'ho un bancale che è anche basso pure, quindi se mi fai questa cortesia. E quindi boh, vediamo che come va a finire. Poi adesso tra un po' magari sento in ufficio se mi hanno confermato, perché il mio capo si stava informando se c'era un ritiro a Castellana Grotte delle bottiglie di vetro. Le ho portate, uno dei miei primi viaggi che ho fatto, sono andato a caricare le bottigliette là. Guardate questo qua, ma una cosa impressionante. E poi si dice che le Alfa mangiano olio, eh. E se è confermato, se si sa già qualcosa per caso, così per averne un'idea già di come sarà il domani, insomma. Tanto ormai penso che quel che è fatto, o si sa qualcosa o si saprà domani. Niente, dai, ci aggiorniamo. Buongiorno ragazzi, eccoci qua, uscita di Molfetta e via. Sono le 7:10. Siamo partiti a 9 ore e 2 o 3 minuti, il piano, eh. 9 ore e qualche minuto siamo partiti. Giusto il tempo di finire la pausa.
e via. Ora vediamo un pochettino. In teoria, arrivando da qua, noi dovremmo passare prima la Lidl, dove dobbiamo andare noi, poi dopo. E dopo, subito dopo, dovrebbe esserci questo, non mi ricordo neanche più come si chiama, a dire il vero, supermercato sempre. Ora vediamo, di qua marca 10 minuti, 11 km, no, 10, 11 minuti, 7,6 km. Ok, qui c'è uno. Andiamo di qua. Giriamo la sinistra, poi giriamo a sinistra. Girate a sinistra. Di qua. Ora qui infilarsi sarà problematica. Potrebbe esserlo. Non se parto adesso. Dovremmo prendere la statale 12, mi sembra, questa qua sia, non me lo ricordo più. 16. E poi, boh, vediamo un pochettino dove ci guida lui. Ci vediamo più avanti. Eccoci qua, Molfetta, zona industriale. Il parco divertimenti. Quasi quasi. Ok. Quanti gradi ci sono qua? 9. Andate a destra. Stamattina alle 5 ce n'erano 10, 11. E a Termoli. Dai Gianvito. Strada non è delle migliori, però va bene. Osfadigate, c'è scritto lì sulla stecca. Anche a schiacciare l'acceleratore mi sembra abbastanza. Cartelli ce ne troppo per riuscirli a vedere tutti. Superate la rotonda, seconda uscita. Seconda uscita là dove va il container, quindi. Questi sono. Mamma mia. Mega Mark, eccola. Noi dobbiamo andare lì. Due minuti e 40, un chilometro e mezzo e via. Costa meno qua. Gasolio, benzina, sembra. C'è Media World. Tra 300 metri girate a destra. Imola legno. Un po' distante da Imola siamo qua. Girate a destra. Sì, la strada proprio non è che è delle migliori, va bene, facciamo andare bene.
vediamo già per dopo. Dovrebbe essere questo qua subito o quello dopo. Questo almeno. Il camion c'è parcheggiato qua. Qui dove dobbiamo venire penso dopo. Là c'è uscita merci, invece l'ingresso. Fare una cosa furba sarebbe da portare le bolle dappertutto, da tutte e due le parti. È che se ti chiamano prima di là va bene, se ti chiamano prima di qua c'ho 32 bancali, è un po' un casino. Se mi chiamano poi di là mentre sto scaricando di qua. Tra 200 metri arrivo. Va bene, ora ti ringrazio, ti posso anche spegnere. Cancella percorso. E dobbiamo andare penso qua. Si entra. Ingresso, parcheggio per i camion di qua. Piano 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 piano. Non so. Cerco di capirmi, ragazzi. Ci vediamo dopo. Eccoci ragazzi, allora ci hanno dato il numerino, siamo il numero 42 noi, e ora dobbiamo guardare là quando viene il 42 in rosso e viene di fianco a destra la ribalta in giallo. Dobbiamo prendere, andare a sinistra e andare a scaricare. Qui c'è scritto di avvicinarsi ma aspettare il tipo che viene lì e ti dice vieni indietro, fermati. E niente, gli ho detto che là. Gli ho detto guarda, ho solo una pedana, se riesci a farmi passare. Mi ha detto guarda, hai fatto bene a dirmelo. Vediamo se fa qualcosa, però se ho fatto bene a dirglielo basta. Dai. Ok ragazzi, 8.01. Mettiamo la cintura anche se per fare un chilometro. Abbiamo scaricato 40 minuti, non ho neanche fatto i 45 minuti. 40 minuti ci hanno chiamato dentro, buono, buono. Ora andiamo di là, speriamo di far presto, perché mi piacerebbe far presto anche di là. Scaricare in un attimo, a parte che era una pedana, erano due sovrapposte ma era una terra, fatto prestissimo. Mi ha reso i bancali, almeno siamo contenti e niente, sto anche guidando col giubbetto. E no, è una cosa che odio molto. Ma per oggi si può fare, perché ci spostiamo di qui e andiamo di là. Perdo più tempo a togliermelo, a mettermelo, che a fare quello dove deve andare non si sa. Qui passiamo un po' nel fango, ma tanto non è un problema. Abbiamo il camion che fa paura, è sporco, penso come il suo circa, vederlo così. Ha preso acqua, nebbia, neve, ha preso di tutte questa settimana, cioè questa settimana, già questa settimana, perché lunedì anche, ma anche la scorsa la nebbia l'avevo lavato. Ha preso due giorni di nebbia quando ho fatto il Veneto, era impresentabile. Quindi ora qua dove bisogna entrare? Di qua? Mi sa di no. Anche perché non è tanto comodo parcheggiarsi entrando di qua. Sarà ad entrare di qua. Ok. E qui vediamo come funziona. Direi che uscita merce. Ma l'altro qua è identico. Di là si entra, che poi nell'altro si entrava di qua perché erano... Era chiuso, stanno facendo dei lavori. Ci vediamo dopo. Allora ragazzi, qua ci siamo. Sono le 8.10, no? 10 minuti, poi tempo di capire come funziona di qua. Il problema è che non funziona. Perché oggi siamo capitati nel giorno di inventario. Quindi c'era un collega tedesco dietro questo Scania, che l'ho visto lì. E glielo ho fatto il segno delle bolle e poi mi ha cominciato a parlare in tedesco. Ho detto lascia stare, chiedo un altro. Ho chiesto un altro, mi fa ma oggi hanno detto che non scaricano nessuno, che hanno l'inventario.
Poi è arrivato un altro, siamo andati là a citofonare, non neanche ti rispondono. Chiamato in ufficio e a quanto pare lo sapevano, perché me l'ha detto, mi ha detto non ti scaricano, non è? Ho detto sì. Mi fa, ci hanno detto che quelli prenotati per oggi li scaricano. Speriamo, anche perché sono le 8, se no bisogna far venire le, boh, almeno saranno minimo le 6 di domattina. Vediamo un po', speriamo bene. Stava andando fin troppo bene, la giornata. Ribuongiorno ragazzi. Allora, 24 ore circa dopo, perché sono le 8.03, abbiamo scaricato. Guardate che bel colore questo Volvo qua. È arrivato ieri sera. Allora, ci siamo fatti tutto il giorno ieri qui fermi, tutta la notte, stamattina abbiamo scaricato. Sono le, appunto, 8. Hanno aperto alle 6. Sono stato il secondo a consegnare la bolla, perché come al solito c'è sempre quello che fa il furbo e passa avanti. E poi un'ora a aspettare, quasi, magari poco meno di un'ora. E un'ora più o meno per scaricare, poco meno, poi per dare le bolle, quindi via. Abbiamo fatto 24 ore. Ora di qui, mamma mia, ce ne andiamo. E il ritiro, adesso andiamo a Napoli, a Nola, a caricare sui, mi sembra, 500 bancali vuoti. Sembra aver capito da un trasportatore. Da un trasportatore. Mi sembra che fossero sui 500, magari mi sbaglio, ma comunque carichiamo bancali vuoti, quindi easy. Guardavo, ho visto il consumo della batteria qua, l'indicatore della batteria. Questo cosa vuole fare? Sta tutto di qua per andare tutto di là. Mamma mia, c'era uno in ribalta a fianco a me che si è messo, io ero la 70, la 69, 69. C'era uno, aspettate che devo guardare un po' il navigatore, che io qua mi perdo, se no che non la so le strade. E si è messo a 45 gradi, proprio in obliquo. Sai cosa vuol dire? C'è la ribalta così, lui si è messo così. Infatti io ho tribolato in turco per entrare, perché mi sono dovuto mettere come lui, sterzato. Non so, dai. Non so neanche come abbia fatto a scaricare. Cioè, nel senso, era messo in un modo, perché la ribalta ce l'aveva. Perché poi ho scaricato di fianco a lui, c'era l'acqua. C'era la ribalta che entrava così, il rimorchio era così. Io non so, si era messo, ma proprio, ma parecchio, inclinato. Ti ho detto, come faccio fatica stamattina. Poi ho guardato le righe per terra e ho detto, vedi questo qua, è messo per così. Vabbè. Qui i buchi dove c'era, ho sfaticato là, come era ieri. Girate intorno alla rotonda, quinta uscita. Ma giriamo intorno alla rotonda, quinta uscita. Quindi devo tornare indietro, non ho capito. E vai! Vai! Cosa vuoi? Ti sei fermata? Mamma mia. Pensava che non mi fermassi. Vabbè. Poi pian piano sono andato avanti perché lei si è fermata. Però, cavolo. Bancali me li ritrovo tutti per terra. Foggia qua. No, a dire il vero, no. Dobbiamo tornare indietro. Uscita, poi spostatevi sulla destra. Non sarei già andato per Foggia. Adesso prendiamo la 16. La Torino, sì, Torino, ciao. La Napoli Canosa. Sembra si chiami così. Spostatevi sulla destra. Bari. Andiamo per Bari. Abbiamo tre file da 30 bancali. Tre file 11, 11, 10. E due li ho, quei due che erano, uno a terra, due li ho lasciati in fondo. Poi tanto se dobbiamo caricarne degli altri ci sarà tempo per sistemarli. Non avevo voglia di prendermi e alzarmeli. Lì eravamo nello stretto. Poi uno a scaricare uno contro l'altro. Con questo qua che vi dicevo che non è neanche capace a parcheggiare, se mettersi in ribalta. E quindi non sono stato a farla venire lì col muletto. È tutto. Buono. Via. Ah, vi dicevo della batteria. Ho messo la batteria per vedere un pochettino come andava giù. E è andato giù poco. L'ho messo in moto una volta a vedere un pochettino come stesse la batteria, ma andava benissimo. Poi non è che abbia consumato tutta sta corrente, però sono stato tutto il giorno tra caricabatteria per il telefono. Che caldo.
c'è 11 gradi. Telefono e computer che l'ho tenuto acceso praticamente è attaccato tutto il giorno, quindi. Però ora mi segna che andando poi si ricaricherà un po', ma non era, era neanche un terzo giù qua. L'ho messo in moto una volta, ma poi l'ho spento subito, 2 minuti e via. Non serviva. Uscita più avanti. Usciamo più avanti, va bene. Stanotte è anche piovuto, non so se si vede. Giusto per del tipo piove sul bagnato. Avevamo il camion sporco e ora sarà poi peggio. Ma a parte che qua non... già è così, fa un po' schifo. Gli specchi si sono di nuovo risporcati, ovviamente. Mi sembra giusto. Vabbè. Nel frattempo ieri ne ho approfittato, ho dato un po' una pulita a tutto. Vabbè, cioè avevo 24 ore da star lì. Da ieri mattina alle 8 a poi a quando sono andato a dormire, comunque tutto il giorno. Questo invece che parlare potrebbe andare, eh? Sta lì con la freccia che discorre lui, con lo specchio attaccato col nastro. Va bene, dai ragazzi, ci vediamo più avanti. Eccoci ragazzi, qui svincoliamo per la 16. La 16 che in questa direzione qua non l'ho mai fatta. Sono... mi sembra che sia la prima volta. Vediamo com'è. Mi ricordo che a salire su da Napoli, Avellino, era... c'era un bel salito, se non mi sbaglio. Ecco, subito, forse ho sbagliato. Se non mi sbaglio c'era un bel salitone. Di qua, boh, non me lo ricordo. È tanto che non la faccio. L'ultima volta l'avrò fatta... sarà stato settembre, ottobre. No, avevo già il Volvo. Ottobre, novembre. Tra ottobre e novembre, verso la fine di ottobre, i primi di novembre. Quindi quel periodo lì. E con la mia memoria, figurati se mi ricordo come... manco. Ma manco se mi ci impegno. Questo rumore qua, devo imparare a prendere le bottiglie quando le apro e toglierci il... come si chiama? Il coso che tiene il tappo, no? Perché poi... tutto il viaggio così. Vabbè. Buono, ora a quanto pare sui 172 km. Vediamo cosa ci dice qua. Dovremmo arrivare per le 11. No, 102. 102 km. Ah, perché probabilmente poi prosegue. Non lo so. Non lo so. Sta di fatto che noi dobbiamo stare qui per 102 km. Ci vediamo dopo. Eccoci ragazzi, guardavo che ora non si vede già più, magari ora poi lo vediamo. Lassù una spolverata di neve l'ha fatta, a quanto pare. Un pochettino, leggermente bianco c'è. Magari non si vede niente per voi. Un pochettino. Qua c'è 12 gradi, è uscito il sole. Ho dato una pulita agli specchi perché non si vedeva niente. È dato 2 minuti. E ora abbiamo ancora 28 km. Ho chiamato la dove andiamo a caricare. Mi ha detto per le 11, mi ha detto ti aspetto per le 11 allora. E niente, ora poi sento in ufficio se dobbiamo poi caricare dell'altro o meno, perché nel caso dovessimo, non avessimo altro poi da caricare, lì sono 300. Lì, dato che ne ho già 33, che sono 33 più 2, 35, 32 più 2, 34, che ce l'ho già qua davanti, gli dico di farmeli 30 da 10, così facciamo 33 bancali e non ci pensiamo più. Oppure se bisogna farne di più, 17, forse 18 ci entrano anche, non lo so, 17 ci entrano sicuro in altezza. Vediamo un pochettino. Niente, qua altro da dire, non c'è niente, sono le 10:20 e basta, ci vediamo più avanti. Ok ragazzi, eccoci, siamo usciti adesso. Ora bisogna seguire il navigatore, vedere che strada ci fa fare, che io non sono mai venuto. Tanto come di là, quindi,
Poi qui dovremmo tenere la destra. Dov'è il casino? Dall'altra parte, quindi? Boh. A parte che casino, chissà perché c'è sto casino. Non sembra ci sia niente. Speriamo che sia dritta oggi la telecamera. 300 metri, spostatevi sulla destra. Poi spostatevi sulla destra. Tenere per G. Cosa vuol dire G? E mi dice tieni per la G. Di solito ti dice dove, dove per cosa c'è scritto sul cartello. Qual è G? Si vede che si sono sbagliati a impostarlo. Come è mai successo? Mamma mia, che strade, no? 39A. Sì, però la strada è giusta, quindi. Spezia Tires. Sbaglio? No, di là era qualcosa, legnami, sempre spezia legnami, ora non mi ricordo. Ce l'avevamo visto di là. Tra 200 metri spostatevi sulla destra. Ok. Ah no, spezia Tires, ecco dove l'ho visto. Ho detto, qui che ci devo passare davanti. Prima noi siamo passati qua sull'autostrada. Ho detto, adesso dovremmo ripassarci poi. Qui c'è 4 metri. Di qua si può andare? Via. In caso di pioggia, strada allagata. Non c'è né pioggia né strada allagata. Quindi ne andiamo tranquilli. Di qua c'è 4 metri. Si passa tranquillamente. Poi mettono i cartelli 4 metri. Per fortuna poi è un po' di più, che fosse 4 metri precisi. Invece qui sarà stato 4,20, 4,30 abbondanti. Vederlo così ce n'era di spazio. Qui ci sono mezzi allagati. Tra 200 metri girate a destra, poi girate a sinistra. Destra a sinistra significa che devo andare dritto praticamente. Sembra. Girate a destra, poi girate a sinistra. Ah, scusa. Da dove ne sei venuta fuori? Non hai mai visto una rotonda, navigatore? Girate a sinistra, girate a destra. Sì, vabbè. Sinistra, destra, l'importante è che siamo sulla strada giusta. Diciamo che magari non gli piace tanto sta zona al Tom Tom. Vabbè. Speriamo che i bancali non si siano mossi più di tanto. Guarda che sono una decina, quindi cioè 10, 10, 10 con qualche calcio andranno a posto. In caso. Ho sentito, non ci abbiamo da caricare nient'altro, quindi possiamo metterli davvero tutti pile da 10 che van bene. Va bene così. Sono un quarto alle 10. Dice che arriviamo là 9 minuti alle 11. Ancora 2 km e 2. Quindi va bene. Siamo in orario. Siamo in orario. Va davanti gira. È stato bello quasi tutto il tempo. Qui un po' nuvoletto. 16 gradi, ci sono comunque. Qui ancora 4 metri. Questo lo farà passare quello dietro, l'ho visto tardi. Se no anche volentieri, ma questo vederlo così è ancora più alto. Questo è altissimo, uno. Sì, questo sarà 4,50 buoni. Questa via. Ora non mi ricordo chi è che suona. Quello davanti, sì, uno Stralis. Io sono trombe da Stralis, che a me fanno ridere. Ogni volta che li sento suonare mi fanno ridere. Hanno un rumore tanto strano. Penso, che siano quelle trombette che mettono, tra virgolette, di serie, che l'optional, cioè la cosa che ti montano direttamente loro all'Iveco, che sono sopra quelle trombette piccoline. Questo piuttosto si fa prendere, ma si doveva infilare. Non so se è la strada più consona per passarci qua col campo. A parte che magari la fa anche qui. Però questo qui è un ribaltabile. Lo sappiamo che i ribaltini. Magari c'è una strada più comoda per arrivarlo. Per arrivarci. Dobbiamo andare dietro quel camion lì. Noi. Che non sono molto convinti di guidare.
Adesso vado un po' io. Guarda questo. Guarda che io devo venire lì, ti stiro, Una cosa impressionante. Va bene, dai ragazzi, tanto siamo quasi arrivati, ci vediamo dopo. Eccoci ragazzi, allora abbiamo caricato, ci è voluto un po' più di un'ora, un'ora e un quarto, un'ora e venti. Ora, tutta direzione casa. Mi ha chiesto dall'ufficio se stasera riesco a arrivare, ma sarà difficile perché diciamo che c'è ancora parecchia strada da fare, quindi domani sicuramente. E magari stasera vedere se zona Firenze, quella zona lì, Firenze, già sulla 11, sulla Firenze Mare, dovremmo arrivare in qualche zona da quelle parti, insomma. Poi adesso strada facendo vediamo, tanto dobbiamo fare i 45 poi mezzo, quindi non sono preoccupato a cercare un posto a vedere adesso, poi c'è tempo. Intanto abbiamo 3 ore 05 l'attivo, facciamo i 45 e poi usiamo le altre, ora siamo 21 ore, beh sì, 21 ore, ciao, 21 minuti che stiamo viaggiando. Quindi abbiamo un'altra pausa in mezzo da poter occupare, sfruttare per vedere dove fermarci, pianificare la fermata. E poi boh, domani si vedrà. Questi bancali penso vadano proprio a casa, essenzialmente credo, io, dove siamo partiti, dove abbiamo caricato, che siamo partiti per Molfetta, penso che poi andremo a scaricare questi bancali vuoti. Non lo so, non è ancora sicuro, anche perché mi ha dato la ricevuta, nella ricevuta non c'è scritto dove vanno, probabilmente lì. Quindi niente, dai ragazzi, ci aggiorniamo dopo. Eccoci ragazzi, allora, poteva essere un mio video senza qualcuno che mi incrociava? No, perché infatti saluto Antonio, come ha scritto, che mi ha incrociato prima. E di qui a casa c'è ancora tanta strada, quindi magari ancora qualcuno mi incrocerà. Cosa volevo dire? Ah sì, invece una cosa che non ho registrato, che però mi è capitato un paio di settimane fa. Sono andato a caricare in una ditta, zona Torino, non mi ricordo più dove fosse, cioè come si chiamasse il paese, Vinovo mi sembra. E arrivo lì per caricare, c'era la guardiola lì con col guardiano, no? E ci ho detto che devo caricare. Poi stavo salendo di nuovo in cabina, mi ha detto sì vabbè adesso vediamo, perché era l'ora di pranzo, no? E mentre salgo in cabina mi chiama e mi dice: ma te sei quello che fa i video su YouTube? Se fossi stato io, detto, sì. E infatti poi me l'ha detto, fa strano sentirti la tua voce in realtà. E quindi ho incontrato uno che ora non mi ricordo sinceramente il tuo nome, se stai guardando questo video abbi pazienza. E poi forse sempre lo stesso giorno, il giorno dopo, era subito attaccato, di nuovo sono andato a caricare vicino a casa in un posto dove vado spesso, e ero lì che facevo due chiacchiere con un ultra autista di un'altra ditta. E arriva un altro che mi sembra di ricordare, ora ho poca memoria io, quindi già questo è tanto per me. Mi sembra che mi abbia detto che facesse un corriere per zona Chiavari, che poi lì eravamo a Ronco Scrivia, e mi sembra che mi avesse detto che fa il corriere a Chiavari con un Eurocargo rosso, una cosa del genere. E anche lui ha visto scritto Carena, ha detto: ma sei te quello che fai i video, che vai nei posti, vai nelle cantine? Ha detto sì, però anche lì sinceramente non mi ricordo se mi ha detto il nome e come si chiamasse. Una cosa impressionante. L'altro giorno sono andato a caricare in un posto, c'era un magazziniere, si è presentato, mi ha detto il suo nome, probabilmente 3 secondi dopo non me lo ricordavo già più, tant'è che ora già non ho idea di come si chiamasse quello là. Per cui
Vabbè, giusto per dire che incrocio sempre qualcuno. Quante porte è quello? Nei frigoriferi, quelli di tutte porte, stile come gli Hackeri, Hackeri NTM, VAC, che usano in Scandinavia. Qui sono veramente belli, non ne capita di vedere molti qua, ne vedi proprio qualcuno. Penso che quelli che io abbia visto, magari non ci fai il caso poi, ma si contano sulle dita di una mano quelli che ho visto finora, Hackeri soprattutto. Gli Hackeri, a me piacciono parecchio gli Hackeri, non so perché. Sono tipici nordici, che hanno un lato destro chiuso, proprio stile isotermico, comunque furgonato, insomma chiuso. Il tetto fisso, se non mi sbaglio, e dal lato sinistro hanno tutte le porte, che ogni tanto questi qui si vedono già di più, i piani mobili che hanno tutte le porte da un lato che li apri. Una cosa simile è già diverso, però una cosa simile questi qua che vi dico io. E niente, quelli lì mi piacciono. Sarà che, non so, sono abituato a vederli agganciati a camion configurazioni scandinave, quindi... Però sono belli. E qua non si vedono perché... L'avevo sentito dire da un autista danese, mi sembra, che aveva uno Scania a tre assi, quelli col doppio asse posteriore, qui sembra che piovigini, col doppio asse posteriore, col gemellato, insomma, non doppio asse posteriore, sì, due assi. E aveva un Hackeri, se non mi sbaglio, e caricava le mele e diceva che lui non poteva, ma aveva poco di portata, non mi ricordo, 200 e poco più quintali, perché quelli sono i rimorchi più pesanti. Ora non prendete questa cosa con le pinze, ma mi sembra che li usino là, a differenza dei centinati, per un discorso di freddo. A quanto pare il telo per il freddo sopra, non lo so di preciso, sembra che fosse una cosa del genere, e quindi usano questi rimorchi qua. Però là hanno anche diverse capacità di carico, la portano. Danimarca non lo so, Svezia mi sembra che normalmente tre assi trattore, due assi di tre assi trattore, tre assi di semirimorchio siano 600 quintali, 600 Poi ci vedi noi andare in giro col 770 a fare i carichi di polistirolo, no? Gentilmente io vorrei spostarmi, però che qua stanno facendo i lavori. E in Norvegia sono anche lì più o meno 500 e qualcosa, mi sembra, qua, ma dovrebbero essere 560 lordi, ovviamente. E in Finlandia mi sembra che arrivino a 800, non vorrei dire una stupidata, forse in Svezia 620 e in Finlandia ancora di più, ora non lo so. A parte che vabbè, là c'hanno delle combinazioni molto più... In Finlandia arrivano a 34 metri, hanno tipo o trattore come questo, che poi sono più lunghi loro perché hanno i tre assi, quindi già sono più lunghi come sia come avanzamento ralla che come passo. Magari saremo lì se non sono leggermente più corti, ma poi hanno un asse in più. Vediamo. No, questo è olandese, ma è... Sì, olandese o danese. Targa gialla, olandese o danese. Non mi ricordo. No, forse sono tutte e due gialle. Non me lo ricordo più. E sta di fatto che hanno trattore, semirimorchio, dolly e semirimorchio ancora. Che il dolly sarebbe una specie di carrellino, un rimorchio che ha la ralla. E poi a quella ralla ci ha agganciato un altro semirimorchio. In Svezia sono 24 metri normalmente, del tipo... Questo pino l'ho sorpassato prima, si è messo ad andare. Del tipo trattore, semirimorchio con la ralla in fondo, al posto magari c'ha un metro e mezzo, due metri in meno c'è una ralla, e poi c'è un altro semirimorchio completo, oppure motrice e rimorchio stile lungo così, che arrivano 24 oppure in certe particolari combinazioni 25-25. Signora, qui sali, scendi, è tutto un tira e molla, io già lo vedo.
perché ora questo in salita non va, quello dietro ci ha rinunciato. E niente, ora che ne sapete di più sulle combinazioni nordiche, tutto questo per arrivare a dire boh, degli echeri. Chissà cosa pensavo quando l'ho detto, ho iniziato a parlare dei semirimorchi. Ah, ho visto uno passare con tante porte. Tutto questo per dir niente. Che ci vediamo più avanti, dai ragazzi, tanto qui siamo ancora. Mi sembra che questo casellino, non vorrei dire una stupidata, ma questo casellino mi sembra di averci dormito in direzione sud una volta. Una volta che oltretutto venivo a... beh, mi direte, però venivo a Napoli a consegnare, avevo oltretutto un giorno che ho fatto, ho scaricato al centimetro proprio, perché avevo Gricignano da Versa e Arzano e Gricignano, e entro l'una bisognava consegnare le bolle. Ho consegnato le bolle tipo a qualche minuto, ma meno, non era 5 all'una, era qualche minuto meno dell'una, e sono riuscito a scaricare. E l'indomani poi ho tagliato, ho fatto la strada che abbiamo fatto oggi, che scaricavo a Rutigliano, se non mi sbaglio. Sembrava di aver dormito qua. Tra l'altro ho tirato perché sono arrivato qui a mezzanotte. Ero mezzanotte, sono partito alle 9, ho fatto le 9 ore per quel motivo lì. Sempre perché la roba, ero partito di lunedì, la roba lunedì non era pronta, è venuta pronta tipo tardissimo, e quindi sono tipo alle 2 forse ero partito, non mi ricordo, ma tardi. E vabbè, andiamo avanti, dai ragazzi, ci vediamo dopo. Ok ragazzi, eccoci, abbiamo fatto qui la pausa dei 45 minuti, adesso possiamo continuare a viaggiare. Mi piacerebbe fermarmi e vediamo dove troviamo poi, strada facendo. In base a cosa troviamo poi decidiamo. È curvo sto fare, è una mia impressione. E niente, 20 alle 5 come impegno, non abbiamo problemi, finiamo le ore di guida prima. E niente, Firenze e andiamo, sperando di non trovare casino, ma spero di no. Via, 10 gradi. Ho chiesto prima le previsioni, sembra che precipiteranno più avanti, perché gli ho chiesto così per curiosità che tempo farà stasera a Firenze indicativamente. Mi ha detto che ci saranno 3 gradi, quindi prepariamoci. Beh, stasera gli ho chiesto, no, stanotte, domattina, stasera. Prepariamoci perché caleranno a picco probabilmente. Ma perché mi segna ancora? Ah, ecco, ora aggiornato. Infatti dice, questo qui quanto ci mette a arrivare a velocità? Ora lo supero un po'. Ma scommetti che lo supero, arriva subito a 90. Per quanto tu possa essere rimasto fermo, ora non ci avrai il camion congelato che parte a 10 km orari. Orvieto 11 km e mezzo. Via ragazzi, ci vediamo dopo. Ok, eccoci ragazzi. Allora, mi sono state date informazioni per domani, essenzialmente, per farla breve. Andiamo a casa, sganciamo questo, agganciamo un altro carico di calcio e poi ritiriamo ad Adro. Calcio ci sarà da dare le bolle dentro il mattino, quindi cerchiamo di darci una botta. Io facevo conto di arrivare in zona Alto Pascio, fermarmi lì e poi domattina partire. Adesso vedo che c'è anche casino, dice, tra lì prima di Prato, no? Tra dall'inizio della 11, no? Quindi boh, vediamo un attimino come va la situazione.
perché io se poi parto per le 5 facendo diciamo più o meno il minimo di pausa, no? Dovrei riuscire ad arrivare là al mattino. Non dovrebbero esserci grossi problemi. Che sia mezzogiorno, l'una, più o meno dovremmo riuscire. Poi il ritiro non penso ci sia un orario, cioè nel senso andiamo quando andiamo, basta che non troviamo la ditta poi chiusa alle 5, alle 4, una volta che arriviamo là per magari 3:30, così dovremmo essere a posto. Quindi questo sarà lo svolgersi poi della giornata dell'inizio, tutto quanto della giornata di domani. E niente, io ho detto come al solito vi faccio un po' il resoconto un po' prima, già che c'è ancora un po' di luce senza poi vedere tutto il buio. Comunque ci pensavo adesso che io, se non mi sbaglio, ho fatto due consegne a due Lidl, una a Somalia, che anche quella ci abbiamo fatto il video, che tipo si intitola "Quante ore ci vogliono per scaricare 7 bancali", mi sembra, che c'ero stato lì tipo dalla mattina alla sera, una cosa tipo 12 ore lì fermo fatto, e questo qua che l'abbiamo beccato metti per sfortuna nel giorno dell'inventario, comunque siamo stati 24 ore lì a aspettare. Quindi io ho molta fortuna con questo supermercato, diciamo così. E basta ragazzi, adesso direi che a sto punto ci aggiorneremo a domani, a meno che non succeda qualcosa ci aggiorneremo a domani. Eccoci ragazzi, buongiorno di nuovo. Siamo a Recco, sono le 7. 7 meno qualche minuto, siamo a Recco. E niente, adesso come più o meno si voleva dimostrare son partito alle 5 facendo 9 ore, prima non sono riuscito, sono arrivato lì al Topascio che avevo un minuto di guida più, quindi abbiamo sfruttato bene anche ieri. E questo sono passato prima, ora di nuovo qua, l'importante è che poi non si rimetta a fare 70 all'ora. Ma perché ci sono i fenomeni che ti superano, poi quando c'è il divieto si mettono ad andare a 70 all'ora, Va bene. E allora, cosa che a voi non avevo più detto, perché mi ha detto più tardi, è cambiato il programma di nuovo. Adesso andiamo a casa, sì, sganciamo questo invece che agganciarci col centinato da fare quei giri là che avevo detto, agganciamo un ribassato, un Zorzi, dovrebbe essere carico per Solbiate, poi mi sembra che mi abbia detto che ritiro a Tradate, non mi sono abbastanza sicuro, ma conoscendomi potrei essere sicuro di sbagliare, per cui mi sembra che il giro sia quello. Ci vediamo dopo, dai. Qui ragazzi siamo a Busalla, tempo brutto, ho visto subito, appena scavallato lì dalla Campora, qui c'è nebbia, 7 gradi, un attimo fa era 8, adesso è sceso a 7, magari si deve ancora riprendersi dalla galleria, sembra tanto 7. E boh, non so che previsioni mette oggi sinceramente, anzi diamoci un'occhiata. Che tempo fa oggi a Solbiatolona? A Solbiate Olona, Lombardia, la temperatura è di 3 gradi Celsius, con cielo prevalentemente nuvoloso. Per oggi sono previste nuvole e rovesci, con una massima di 9 gradi, una minima di 1 grado. Andiamo bene, speriamo che rovesci meno e più nuvole. vabbè, vediamo. Qui, come al solito, non si va. Deve esserci quello là col container davanti, che è di un noto gruppo di container di una nota ditta, che loro viaggiano sempre lì, in autostrada li trovi 80 all'ora, qui li trovi 60 all'ora. Allora, qui c'è i lavori, ma anche prima sono pagati a ore, e loro
ma probabilmente anche giustamente. Loro dicono, vabbè, a me mi pagano a ora, cosa me ne frega, io vado a 60 all'ora. Va bene, dai, ci vediamo dopo. Ok ragazzi, ci siamo. Non so cosa abbia registrato, a dire il vero, se ho registrato un pezzo di clip o meno prima di adesso, ma mi è morta la batteria e quindi eccoci qua. Nel caso non so cosa abbiate visto, abbiamo preso il ribassato carico di questo ferro, di bilette. Abbiamo fatto qui la mezz'ora di pausa, il quarto d'ora l'abbiamo fatto mentre cambiavo rimorchio, poi ho agganciato. C'era un mio collega, ragazzo dell'ufficio, ne ho approfittato, ho fatto due parole, ho fatto un quarto d'ora. Così, qui abbiamo fatto mezz'ora e via, 9:51 e ce ne possiamo andare. Questo è un posto che sono già stato qualche volta e non sono mai andato a quest'ora, sono sempre andato al mattino. È bello pesante, nel caso non si capisca. Sono sempre andato di mattina e c'era un po' di fila di camion, ma cioè nel senso arrivi, dipende come arrivi, c'è magari uno davanti, uno dietro, però hanno sempre fatto abbastanza presto. A quest'ora non lo so, può essere che magari c'è ancora meno, non essendoci nessuno, magari ci vuole un attimo. Poi con lo scoperto così togli queste quattro cinghie che ci sono e via, non deve stare, scaricano col carroponte con la calamita se non mi sbaglio, quindi non devono, sì, magari facciamoci questo qui, cosa vuole fare, sorpassa, non sorpassa, che velocità fa, per evitare poi di risorpassarci. Se sorpassa ci muove un po' almeno. Scaricano col carroponte con la calamita se non mi sbaglio, quindi non devono stare a alzare tutto e tante robe. Secondo me va più piano di me, eh. È rimasto lì fuori, ma vabbè. Pensavo di vediamo al massimo, poi lo ripassiamo di nuovo. E niente, poi carichiamo appunto. Ah, che questo è Solbiate Arno, non Olona. Io pensavo Olona, invece Arno, ma capisco che più o meno è lì. E poi carichiamo Tradate. Sono 10 casse, 2,45 x 2,40 x 75, sovrapponibile a 2, c'è scritto. Quindi non male. Peccato, se fossero state sovrapponibili a 3 sarebbe stato meglio, facevamo prima. Ma a 2, perché magari c'è da mettere qualcosa sul collo, c'è da spostare la roba, ora poi vediamo. Sì, effettivamente questo qua sa che andava più piano di me, però io mi sono messo a 90, lui è rimasto in sorpasso. Vabbè, ci vediamo dopo. Eccoci ragazzi, ci siamo quasi, quindi c'è ancora 2 chilometri e via. Strada statale 707 chiusa per Varese centro, consigliate Varese est, Varese ovest. Non so quale sia la statale del 707, ma dato che non devo andare a Varese centro, penso proprio che non mi riguardi. Allora usciamo qui e destra, passiamo sopra l'autostrada, mi sembra, sì, passiamo sopra, poi torniamo di là, giriamo e poi ce l'abbiamo lì comoda. E rallentiamo un po'. Ero abituato prima a non avere peso, ora siamo un pochino più pesanti. Oltretutto picchia di brutto sta fare. Di brutto no, però picchia nella schiena. Noi dobbiamo andare lì dentro. È questa qua. Comunque si cominciano a vedere le macchine con sopra il la scritta scuola guida col cartello. Non so, non ci ho mai fatto caso prima, le vedo adesso. Prima, boh, non mi sembrava ci fossero il cartello proprio. Vedevi i due pannelli davanti e dietro, diciamo. Quanto pare di qui passiamo prima noi, che tanto lui è là dietro. Andate a destra alla rotonda, prima tiriamo sui giabraccioli. Allora questo dove dovrà andare? Di qua. Bene, almeno non ci fermiamo e non facciamo fatica a ripartire poi in discesa.
100 metri, superate la rotonda, seconda uscita, poi arrivo. Lo tengo di compagnia, qua me la ricordo proprio. Superate la rotonda, seconda uscita. Poi, cosa fai? C'è delle volte che gli prende e frena da solo. Metti il retarder, frena. Metti qui il freno motore, frena anche coi freni. E poi non li molli. Cioè, tu molli e lui continua a rimanere frenato. Oh, pensavo mi volesse venire dentro quello. Dai, dai, andiamo. Ecco, siamo arrivati in cima, ha scalato. Ok, poi veniamo qua, c'è la pesa per pesare in uscita. Perfetto ragazzi, direi che ci vediamo dopo. Buono ragazzi, abbiamo scaricato, è mezzogiorno e 22, abbiamo finito adesso e andiamo a caricare. Tanto stando a Google Maps dice che è chiusa dalle mezzogiorno all'una questa ditta qua. Qua dice che arriviamo 10 all'1, quindi perfetto. E niente, abbiamo scoperto che siamo 13.840 più o meno di tara con questo rimorchio. Tra 80 metri. Non so perché non rotonda, seconda uscita. Non mi segna. Prima mi segnava la BS che aveva dei problemi, ora non me lo segna più. Boh. Del rimorchio, Eppure non so come mai. Meglio, si saranno risolti da soli. Ma tra un po' poi salta su l'errore. Terza uscita, poi tenete la destra. Andate a sinistra alla rotonda. Terza uscita, poi tenete la destra. Ok. E via. Poi quando arriviamo a casa dovremo anche fare gasolio, perché ce n'abbiamo più un'attacca e mezza. Più avanti. Siamo un poco più di un quarto. Quello indica quasi a metà. Però non si capisce bene come indichi sta fare. Come al solito io nel gasolio c'ho sempre qualcosa, vabbè. Ci vediamo più avanti. Ok ragazzi, allora, a parte la parentesi con sto cancello che per farlo aprire 10 minuti che vado avanti e indietro qua. Vabbè, ora ovviamente noi dobbiamo andare di là, perché di qui non ci giriamo. Abbiamo caricato, quindi siamo belli contenti. Sono sui 100 quintali di roba. Sono queste 10 casse che da 10 quintali ciascuna. E via, due, come avevo detto, 2,40 per 2,45 per... Perché devo andare di là e non posso girare di qua? No, perché già l'ho girata un po' in tutti i sensi sta zona industriale, quindi ci ho preso un po' il gusto. Dato che l'indirizzo era da una parte, c'è scritto che non si può entrare coi camion. Mi hanno mandato dall'altra parte a Luna mi hanno detto no, non è qui, devi andare dall'altra parte ancora. Io ero tipo qui a destra, ora non so più dove, che ne sono entrato, appunto ne sono arrivato dal di là, qua via Sondrio, perché in teoria sul foglio lì c'era un'altra via. Poi sono venuto qua, eravamo qua, c'eravamo in tre, io, uno di Faircam e un altro che non si sa di dove fosse, aspettare Luna. Abbiamo aspettato Luna, poi è fatto tanto che in ufficio sono arrivati a quasi le 2 e quindi un quarto alle 3 veniamo via adesso. Ok, mi hanno dato una cinghia ciascuno. Dai. Beh, grazie, c'è la precedenza. C'è poco da dirmi grazie. Vabbè. Via. E cosa fanno? Motocross? Sorta di motocross? Sembra.
Piano. E niente, ma almeno darne due era un po' inutile, ne ho data una nel mezzo, 20 quintali con una cinghia dove che vadano. E niente, ora ce ne andiamo a casa. Benché sia tutto bello legato, io quando parto ho sempre la paura di perdere la roba. È sempre, ce l'ho sempre, anche ci avessi dato 600 cinghie, è sempre lì. All'inizio vado sempre abbastanza cauto, non che poi dopo vado come un matto, però all'inizio sono sempre lì che ho paura. Poi probabilmente mi autoconvinco che da come è messa la roba non vado da nessuna parte, però... va bene. Questo passa. Credo una volta sola mi si sia spostata della roba, che erano tipo dei macchinari con dei motori, essenzialmente dei macchinari con un motore grosso, molto grosso, tutto da una parte, che aveva il peso tutto da una parte, aveva quattro piedi in ferro, e quello mi si era spostato, diciamo, non è che l'ho perso, non è che, però lo vedevi che l'avevo messo dritto e era un po' girato, quello sì. L'avevo caricato, mi ricordo, da Genova, non mi ricordo, comunque su di qua zona Milano. E si era spostato. Penso che non mi si sia mai spostato altro. Mi sembra. Forse una volta dei bancali in doppia di fusti, ma vabbè, quello lì è, non dico la normalità, ma si appoggiano alle stecche. Una volta che sono lì, poi ciao. E quei motori lì, quei macchinari lì che vi dicevo, una volta, che non è neanche tanto, ne parlavo con un mio collega e mi ha detto, forse che aveva fatto quel viaggio, mi ha detto sì, quei macchinari brutti, mi ha detto ah, ho capito, lì li avevo portati anch'io. Quindi a quanto pare non sono stato l'unico, però tutto a posto, insomma. E via. Ora ragazzi, io direi che noi ci possiamo già salutare qua, tanto qui Bergamoto, ho letto, ma avrò letto male, Bergamoto mi sembra strano. Direi che possiamo già salutarci, tanto ora andiamo a casa. 143 km, 2 ore. C'è un po' di casino, l'ho visto prima, l'ho letto, l'ho visto, e l'ho visto adesso prima di partire lì da Legnano. Legnano o Legnago? No, Legnano. Faccio sempre confusione. Uno è in provincia di Verona, mi sembra, Verona, e l'altro è qua. È Legnano. Sta di fatto qua, dove tra la 8 e la 9, dove si incrocia, si uniscono, insomma, dove finisce la 9, dove inizia. E quindi boh, vabbè, non mi preoccupa più di tanto, anche perché per l'ora qui ci passiamo siamo ancora nel buono, nelle tangenziali a Milano, non dovremmo essere non dovremmo beccare casino ancora. Sono le 3:50. Metti che un'ora le passiamo tutte, quindi siamo a posto. Sono tutti quei foglietti che svolazzano. Poco ci posso fare. Tanto ci ha attaccato gli adesivi sopra, quindi non penso che sia un problema poi. E appunto, io tra un'ora faccio conto di essere a Binasco, sì, a Sagoli, alla barriera, quindi più o meno non ci becchiamo casino. Poi il casino comincia subito poco dopo. Perfetto. Quindi ragazzi, spero che questa telenovela, questo non c'è di targa, la ripetitrice, questa telenovela, perché si è protratta per 4 giorni questi viaggi assieme, vi sia piaciuto, fatemelo sapere. Ora non so quanto sarà tutto il materiale che ho registrato, in caso lo dividerò, nel caso l'avrò diviso, perché questo sarà l'ultimo pezzone che vedrete, o se avrò fatto tutto uno. Vi ringrazio per la visione, come al solito commentate, e ciao, alla prossima.